Molti ascoltatori ci chiedono il nome della pagina di Facebook, sì, quella creata da questo eroe che si chiama Spider Truman, ovviamente cerca di rimanere nell'anonimato per non avere altre questioni abbastanza problematiche. Si chiama I Segreti della Casta di Montecitorio, diventate fan prima che chiudano la pagina e scoprirete i trucchi per far volare gratis i parenti dei parlamentari, alla scorta armata per fare la spesa, privilegi che non hanno nessun rapporto comprensibile con l'attività parlamentare, come i super sconti dalle case automobilistiche, cioè questi usufruiscono del 20% di sconto solo perché sono parlamentari. Quella si chiama marchetta però, Mazzoli. Sì, la facciamo anche noi. Ma noi non ci pagano i cittadini. No, la scorta armata per la spesa. Sì. Hai paura che il pan di stelle ti spara? Io ve lo giuro, questo non è bello da dire, però io mi auguro sul serio, adesso sentirete lo sfogo anche di Gigi il milionario, io mi auguro che ci sia qualcuno competente, perché non può essere un coglionazzo come noi dello Zoe 105, che prenda in mano la situazione e organizzi una rivolta, perché è ovviamente pacifica, ma è l'unico modo per ottenere qualcosa da questi figli di puttana. Ragazzi, stanno veramente trasformando questo paese in un incubo. Lo so che adesso tutti pensano all'estate, alle vacanze. A settembre, se salta per aria la Banca d'Italia, qua facciamo la fine altro che della Grecia. Fidatevi. Siamo quasi arrivati al punto di non ritorno, eh? E calcolate che tutti gli sforzi li fate voi e questi bastardi di merda in questo momento sono al mare ad ascoltarci dai loro yacht minimo di 20 metri. Questa è la realtà italiana. Ma sentiamo l'opinione di un miliardario, vero, vero miliardario, che si è rotto veramente i coglioni. Gigi il milionario, vai. Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario. Allora, oggi diciamo che mettiamo da parte tutti gli screzi e ci uniamo in un'unica battaglia, che poi è una battaglia che in realtà stiamo combattendo tutti, no? Perché dopo tanti anni è giusto finalmente dare un'opinione, ma un'opinione seria, reale, e quale momento più opportuno di questo? Scusa, prima di iniziare qualsiasi discussione sulla bellissima manovra del nostro governo, complimentoni per la barca bucata, complimentoni. È già a porto, è già in mare e ieri sera diciamo che ha dato il meglio di se stesso. Comunque sì, lasciamo stare barche, macchine. Che è meglio, direi, che è meglio. A proposito, vorrei prescindere proprio dai miei discorsi personali, io vorrei invitare il popolo italiano, cioè sì, il popolo italiano, a darsi una mossa, perché qui deve finire sta presa per il culo. Cioè, forse a qualcuno non è ancora chiaro il fatto che gli italiani hanno i coglioni pieni, e se pensano che non possa succedere quello che è successo in Egitto, in Libia, in Algeria, si sbagliano, perché la gente nei coglioni pieni. Ti faccio solo qualche esempio, perché se oggi tu leggi il Corriere della Sera, o ti spari un colpo in testa, o se no vai a Roma e spari, li prendi uno a uno e li spari un colpo in testa, a partire dai barbieri del Senato. Ma è possibile che un barbiere prenda 120.000 euro all'anno? Ma perché devono avere il barbiere questi? Perché giustamente, scusami, vuoi non pagargli il barbiere? Cioè, gli paghi l'autista, gli paghi i voli aerei, gli paghi le zoccole, perché comunque le zoccole di ancora le paghiamo noi. Vuoi non pagargli 120.000 euro di barbiere all'anno? Ma cazzo, guarda che il barbiere è un lavoro che ha delle responsabilità enormi, perché taglia, metti che magari sbaglia, invece di tagliare i capelli li taglia la testa a Berlusconi o a un cazzo di Raffaele Lombardo o a un Nicky Vendola o qualsiasi di questi pagliacci che sono lì a Roma, è un casino, eh? Secondo te è normale pagare 75.000 euro, dico 75.000 euro, cioè roba che ci vivono quattro famiglie in Italia, ok? Ti dico perché cosa? Per uno studio sullo sviluppo del turismo congressuale verso forme di organizzazione e gestione evolute. Chiedete a te la spiegazione, è impossibile, ma ti posso dire che non l'ho capito neanch'io, che ho un cervello superiore alla media e sicuramente superiore al tuo. Ma te ne dico un'altra, questa è spettacolare, 192.000 euro per un team di animatrice di pari opportunità. Grazie al villaggio. Cioè, rimane col punto di domanda questo, cioè, Mazzoli, quanto spendono per questa roba qua? 192, una consulenza per un team di animatrici di pari opportunità. Ma cosa vuol dire? Ah, va, per insegnare a fare i bottini. No, te ne dico ancora una più bella, una consulenza in materia di procedure di acquisto di beni di rappresentanza. Ma cosa vuol dire? Cioè,
Mazzoli, ti dico, non lo so. Cioè, se tu mi metti davanti a una funzione di secondo grado, io ti posso dare una spiegazione. Ma davanti a un acquisto di procedure di beni di rappresentanza, che cazzo vuol dire? Scusa, Gigi. Ma io Gigi, devo pagare 4.000 euro di bollo per una macchina, non avendo mai evaso un cazzo di lira in tutta la mia vita, per poi darli a sti stronti per pagare le animatrici di pari opportunità. Ma Gigi, tu hai passato tutto. Io avrei dovuto evadere tutta la mia vita, ma cazzo, ma evasione nel cuore proprio. Ma tu hai passato tutto il weekend a leggerti la manovra, tutta l'hai letta? Tutta l'ho letta, ma è di uno scandalo. 110 pagine. Pagare, ma anche far pagare 10 euro. Ma dico, ma la gente sta morendo di fame, gli chiedi anche 10 euro per una cazzo di ricetta se sta male. Senti, ma vergognati. Gigi. Ma Raffaele Lombardo che prendi 10.000 euro al mese, vergognati. Giuseppe Scopelliti che ne prendi 9.800, vergognati. Vergognatevi tutti, cazzo. Ma vergognatevi veramente. Ci avete rotto il cazzo. E non pensate che non possa succedere quello che è successo in Egitto. Perché tutto può succedere. Perché quando la gente ne ha pieni i coglioni, poi ne ha veramente pieni i coglioni. E non si sa mai quello che può succedere. Cioè, siamo rotti il cazzo di vedere gente che si butta giù le quindicenni a nostre spese, che fa i festini mentre il paese affonda. E pregate di pagare tutti i bot in scadenza, perché se un bot non viene pagato, ti posso garantire che l'Egitto è una sega in confronto, ma una sega vera. Minchia, Gigi, hai dato un'opinione, Gigi. Cosa? Hai dato un'opinione per la prima volta in 11 anni di zoo. E sai qual è il problema, Story? Che non l'hai capita. Comunque, applauso a Gigi il Migliorato, il mio amico testone in tutti i sensi, numero uno veramente. Dai ragazzi, su, una volta c'erano i forconi, ci siamo evoluti, a parte la meridiana, ci siamo evoluti, cazzo, una volta con i forconi. Io vorrei lui come presidente del consiglio. Madonna, vorrei Gigi presidente del consiglio. Sì, ma finisce come con Berlusconi. Ma le animatrici delle pari opportunità fanno l'acqua gym al mattino? Non lo so, ma sicuramente i bocchini. Quello è fuori dubbio. Ragazzi, piccola pausa. Intanto, proprio qui sotto la radio, c'è una sfilata di donne nude e vogliose. È tempo di capire se Mazzoli è gay. E torniamo.